Un ben ritrovato a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove vi riporto nel 1998 con questo Pentium 2 a 400 MHz su scheda madre via Apollo Pro 133, una Scientech, e dove vi riparlo di una scheda simbolica di quell'anno, la Matrox Millennium G200, una scheda che ho posseduto. Una scheda che ovviamente si caratterizza per le grandi qualità di Matrox, soprattutto la qualità stessa dei colori, quindi dell'uscita VGA. Una scheda che, per quanto possa riguardare io e per quella che fu la mia esperienza, non eccelleva nelle prestazioni 3D dei giochi, tal è che io, come molti, feci ricorso al portafoglio anche del papà per andare ad acquistare un acceleratore grafico. È l'anno delle Voodoo 2, presi una Creative da 12 MB che ho ancora, così ho ancora anche la Matrox Millennium G200. La mia non è dissipata, quella che sto testando qua invece è un modello dissipato. Mi dicono che il modello non dissipato sia un po' più recente, non so se cambi qualcosa a livello di prestazioni. Comunque sia, questa scheda AGP 2x con 8 MB di RAM, 84 MHz di frequenza sul processore grafico e 112 nel mio caso sulle memorie. Dicevo, questa scheda non mi consentiva all'epoca di giocare con prestazioni particolarmente rilevanti ai principali giochi di quel periodo e anche di qualche anno prima. Detto questo, attraverso questa mia esperienza social del canale e non solo, mi riferisco anche al gruppo Facebook, alla community, eccetera, eccetera. Posso arrivare oggi alla conclusione, pur non avendo l'esperienza di un tecnico, di affermare senza timore di smentita che anche oggi, ma soprattutto a quell'epoca, l'evoluzione dei drivers e lo sviluppo dei software voleva dire tanto. Io questa scheda oggi ve la propongo con alcuni titoli e voglio far notare che con i drivers originali del 1998, per dire, ad alcuni titoli io non riuscivo a giocare. Ho dovuto scaricare l'ultima versione sul sito di Matrox, che metto in descrizione per magari qualche eventuale possessore che voglia avventurarsi, per avere la compatibilità con le librerie OpenGL, per dire, in titoli come Quake 3 Arena, che adesso poi andremo a vedere insieme a molti altri. Comunque direi di procedere per gradi e di dare inizio a questo video. Cominciamo con un titolo del 1997, questo è Tomb Raider 2, il seguito del capolavoro del 1996. Siamo in 800x600 in Direct 3D e siamo stabili sui 30 fotogrammi per secondo. Ora non è tanto il gameplay che voglio proporvi, quanto la stabilità del frame rate. Vedete anche durante l'assalto della tigre. Andiamo via belli tranquilli. Ci manteniamo sempre sui 30 fotogrammi per secondo, anche durante l'assalto dei volatili. E la chiudiamo con questo bel salto di Lara. Restiamo nel 1997, passiamo a Turok e rimaniamo con la risoluzione in 800x600.
i 30 fps passa, parlano da soli. E ricordo che il target in quanto a frame era proprio questo in quel periodo. Quindi mantenersi al di sopra dei 30 fps con due top titoli 3D del 1997 un anno dopo significava giocare al top. Ricordo e risottolineo che sto testando sino ad ora titoli del 1997. Vedete, nessun problema di frame rate, di cali e ottima qualità dell'immagine a video. Ma nel 1997 ovviamente esce anche questo capolavoro, Quake 2, che vi ho già portato diverse volte, e mantenendo sempre la risoluzione di 800x600 vi sto mostrando il comportamento della nostra Matrox Millennium G200, che non è eccelso ma non è nemmeno da buttare. Il titolo si può dire più che giocabile. Andiamo a mappare la pumping station e vediamo quanti fps riusciamo ad ottenere. Ora ho lasciato attivo anche Fraps, non è una buona cosa, ma... Tuttavia 20 fotogrammi per secondo, 20.2. Insieme alla scheda, fra i giochi forniti in bundle, ricordo proprio Incoming. L'ottimizzazione è palpabile, guardate in questa demo di Lux e Trobur, riusciamo a mantenerci sui 60 e passa fotogrammi per secondo stabilmente. Mettete anche la scena dell'elicottero, un po' più pesante, ma siamo sempre sui 60 fotogrammi per secondo con tutta tranquillità e in tutta scioltezza. Qualità dei colori eccezionali, spero che si veda. Sto girando questi video sul monitor LCD in 4 terzi per avere una resa cromatica più dignitosa da mostrarvi. Ed eccoci sempre in 800x600 con il nostro flyby di Unreal, e come vedete in Direct 3D in questa risoluzione a livello di texture magari perdiamo qualcosa, quantunque la grafica è discretamente scorrevole. Ricordo che il flyby, la time demo del flyby è bella pesante. Quindi in gaming vanno sempre aggiunti quei 7-8 fotogrammi per secondo. Ricordo anche che si può sempre scendere in 640x480. Infatti qua abbiamo 16 fotogrammi per secondo come frame rate. Diciamo che nel 1998 proprio questa time demo testimonia che cosa? Testimonia che per giocare bene ad Unreal ci voleva 3DFX, ci volevano le Glide, ci voleva la Voodoo 2, ci voleva al limite la Banshee per avere un comportamento decoroso e volare oltre i 30 fotogrammi per secondo, se non proprio arrivare ai 60. Ancora una volta vi porto la demo di Forsaken, ve la porto in 800x600 ottimizzata proprio per la Matrox G200, titolo del 1998, scheda del 1998, titolo molto duttile perché l'abbiamo visto girare bene già sul canale con schede meno potenti come le Voodoo 1 proprio di 3DFX e addirittura anche come
per rimanere nel tema, le Matrox Mystique 220 di Ramdac, le mitiche Matrox Mystique del 1996 e 1997, quindi la generazione precedente, o le Millennium 2. Esplosione di colori testimonia quella che è la qualità di Matrox, che ho più volte sottolineare e che tendo a sottolineare. Ho un debole per queste schede, sono sincero, ma credo di avere tutte le mie ragioni. Non sono schede che sono state progettate esclusivamente per il gaming PC del quale sono appassionato. Servivano tanto altro all'intrattenimento e anche a scopi professionali. Ai fini statistici, ecco il risultato: abbiamo un frame rate medio di 86.62 fotogrammi per secondo in 800x600. Qui riusciamo a giocare tranquillamente in 1024x768, ad ulteriore testimonianza della versatilità di questo titolo. E con i drivers aggiornati che vi ho messo nel link in descrizione, ci spostiamo nel 1999 con la time demo di Quake 3 Arena. Ho voluto mantenere la risoluzione di 800x600, il gioco parte, il gioco gira, ma come potete già notare il frame rate non sarà altissimo. Abbiamo infatti un risultato di 13 fotogrammi per secondo, 12.9. Diciamo che si può fruire questo gioco probabilmente in 640x480 a circa 20 fotogrammi per secondo. È un gioco di una generazione dopo, e negli anni 90 una generazione, un anno, facevano la differenza, anzi meglio, erano la differenza. E voglio chiudere questo video con la time demo di Expendable del 1999 in 800x600. Come potete notare, il frame rate in basso a sinistra, il frame rate medio che tocca i 24-25 fotogrammi per secondo in 800x600. Questo gioco, quando usciva nel 1999, toccava le sue vette massime sfruttando il bump mapping con la sorella maggiore e l'erede delle G200, la Matrox G400, nella sua versione liscia o nella sua versione max. Come sapete, ho entrambe, spettacolo totale. Quantunque la G200, come possiamo notare, non si fa troppo risparmiare,
e ci fa vedere delle ottime cose ad una risoluzione importante con un titolo di un anno dopo, di una generazione dopo. Vedete i dettagli dell'acqua anche qua, spettacolari, quindi qualità del colore e, perché no, anche un frame rate accettabile ad una risoluzione importante, 800x600. Direi di porre fine a questo video con le ultime considerazioni per proprio concludere e mettere il cappello sulla situazione. Ho voluto girare questo video perché ho approfittato del fatto che era rimasta sul mio Pentium 2 da battaglia, sul quale testo tutte le schede video, era rimasta installata questa Matrox Millennium G200. Ho voluto fare un video un po' più approfondito e ho voluto soprattutto farvi vedere che con i drivers aggiornati, anche una scheda che all'epoca della sua uscita, pur costando una cifra importante, adesso non ricordo quanto in lire italiane, però non costava meno della troppo meno della V2, tanto per essere schietti, pur costando appunto una cifra importante, all'epoca ci faceva tribolare per giocare in maniera decente. Con Unreal è l'unico titolo dove proprio si nota lo stacco ancora anche con i drivers aggiornati. Quindi, se ce l'avete, visto che su eBay si trova veramente a 4 spicci, l'ultima mi è stata addirittura regalata da un amico qua di Parma, che ringrazio. Spero che non si penta dopo aver visto queste immagini del video, perché veramente è una bella scheda per giocarci. Speriamo che per colpa di video come il mio o come altri che ne decantano le caratteristiche, non salga di prezzo anche lei, perché sarebbe assurdo. È una scheda diffusissima, come lo sono anche le G400, non tanto le Max ma le altre sicuramente. E guardate qua, ho giocato a titoli importanti, potrei farvi vedere molto altro, però direi di fermarci qua. Attendo che la demo arrivi alla conclusione. Io vi ringrazio per la pazienza con la quale seguite i miei video, che ultimamente sono anche piuttosto lunghi. Spero di non rompervi troppo le scatole, d'altronde a me piace così, è una scusa per continuare a testare, quella di pubblicare i video, che più che sulla qualità si basano sulla questa voglia di condividere e trasmettere passione. Spero di riuscire almeno in quello e spero di riuscire anche ad interessarvi a schede che magari non sono tanto blasonate per quanto riguarda gli anni 90. Si continua a parlare di 3DFX, ma io credo, attraverso questo canale, nel mio piccolo e pure attraverso video molto molto semplici, di avervi dimostrato che c'era anche dell'altro e c'era tanta tanta roba anche con gli altri marchi, non soltanto Matrox, ma in particolare proprio Matrox, cioè un marchio al quale sono molto affezionato, è un brand che per me ha significato molto in quel periodo. Ho avuto le Mystique, ho avuto le Millennium e ora cerco di portarmele a casa tutte quante. Va bene, grazie ancora, io signori vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.